Benvenuti in questo nuovo episodio con il Metal Detector. Oggi con la mia Suzuki Vitara mi avvicino al fiume Piave per proseguire le ricerche nel terreno vicino a quello dell'ultimo episodio. Questa macchina mi può portare ovunque e se non la conosci ho un video dedicato a lei. Qui è dove ho trovato la mia prima moneta in argento. Trovi il video dello scavo nell'ultimo episodio. Pochi metri dal fiume Piave ho selezionato quest'area per fare delle nuove ricerche. Il terreno è molto difficile da scavare, è composto principalmente da sassi e ghiaino. Prossimamente voglio fare anche questo terreno, quindi iscriviti per non perderti quel video. Sposto la macchina più vicina all'area di ricerca, così da averla sempre sott'occhio. Prima di iniziare a spazzolare, effettuo la bilanciatura del terreno. Il mio detector è un Garrett Apex. Ogni tanto su Instagram metto qualche spoiler dei miei ritrovamenti, quindi se vuoi vedere in anticipo cosa trovo, ti consiglio di iscriverti. E se sai qualcosa in più sui target che trovo, scrivimi un messaggio che mi fa piacere sapere più informazioni. A questo punto il target è inconfondibile. Si tratta sicuramente di un ordigno. Da come è messo è impossibile sapere la tipologia e le sue condizioni. Vista la situazione, provo a informarmi da alcuni esperti inviando foto e descrizioni dell'oggetto. La tensione è molto alta. Un movimento sbagliato potrebbe causare la detonazione. Mentre continuo con lo scavo, la scritta sul fondello diventa completamente visibile. C'è scritto Berndorf. Si tratta quindi di un bossolo di cannone austriaco, usato nella prima guerra mondiale. Per completare questo scavo ci ho messo quasi un'ora e mezza tra i vari tentennamenti dovuti al timore di innescare la bomba. Alla fine una sorpresa, il bossolo era stato tagliato. Il bicchiere è completamente in ottone. Calibro 75 mm prodotto nel 1915.
Io con questo sono stremato. Concludiamo qui il video e la prossima volta faremo il prato, che è molto molto più semplice. Saluti.